Terminate le feste natalizie ripartono i lavori di riqualificazione di Corso De Michetti a Teramo. Dopo aver concluso il rifacimento dei marciapiedi poco prima di Natale, nel tratto superiore, accanto alla chiesa di Sant'Antonio, questa volta gli interventi riguarderanno la zona più vicino a Porta Reale. Lavori che hanno riscosso già l'approvazione della cittadinanza e dei commercianti e che hanno reso la parte più antica della città un luogo elegante dove passeggiare. Ripartono i lavori in Corso De Michetti, ma con quale cronoprogramma? Allora, ripartono oggi. Oggi verrà allestito il nuovo cantiere che riguarderà soltanto una parte, cioè l'intersezione tra Corso De Michetti, via dei Tribunali e via Cirillo. E da cronoprogramma i lavori avranno una durata, salvo poi eventuali imprevisti dovuti a eventuali ritrovamenti o alle condizioni anche meteorologiche, di 10-15 giorni. Una volta terminati e quindi ripristinata un nuovo senso di viabilità, verrà iniziato l'ultimo lotto finale che è fino a Porta Reale. E i commercianti sono abbastanza soddisfatti del primo tratto realizzato? Sì, questo ci fa molto piacere, c'è stata un'ottima collaborazione non soltanto con i commercianti ma anche con l'ATI che sta eseguendo i lavori, e siamo anche noi di conseguenza soddisfatti del lavoro che è stato eseguito. Sicuramente questo restyling del corso porterà ad una nuova vita di questo corso De Michetti, che sentivo l'altro giorno alcuni commercianti alla parte finale che hanno sempre sostenuto di essere, diciamo, un pochettino così abbandonati. Ma quello che abbiamo sottolineato insieme all'assessore Antonio Filipponi è che poi la forza ce la devono dare loro tutti quanti uniti e compatti se vogliono rivitalizzare la parte finale del corso. E per quanto riguarda il corso San Giorgio, quell'arredo di cui si è sempre parlato e non è mai arrivato? E quell'arredo verrà ultimato nel momento in cui avremo finito tutti quanti i lavori necessari, provvederemo quindi a arredare il corso San Giorgio. Per tutto il tempo dei lavori su Corso De Michetti la circolazione delle auto sarà interdetta e ci saranno delle variazioni nel senso di marcia nelle vie laterali, disagi che commercianti e residenti sono pronti ad accettare, per una buona causa.